C'era una volta un coccodrillo di nome Birillo. Abitava sulle rive di un piccolo lago insieme alla sua famiglia. Birillo era un coccodrillo molto curioso e sempre in cerca di nuove avventure. Così un giorno decise di avventurarsi in un bosco lì vicino per esplorarlo e cercare qualcosa da mangiare. Mentre camminava vide un enorme albero di frutti tutti colorati e decise che li avrebbe mangiati. Si avvicinò al primo ramo e ne prese una manciata. Erano dolci e succosi, quindi uno dietro l'altro. Li mangiò tutti. Dopo qualche passo iniziò a sentire male al pancino, tanto da farlo piangere. Non molto lontano c'era una bimba con un cestino tutto rosa e le treccine lunghe che saltellava e cantava. All'improvviso sentì uno strano rumore e decise di andare a controllare. Vide un coccodrillo che piangeva disperato e decise di avvicinarsi. Arrivata accanto al coccodrillo disse: «Ciao, perché piangi? Hai perso la tua mamma?» E il coccodrillo tra le lacrime rispose: «Mi chiamo Birillo e piango perché mi fa tanto male la pancia e non so come mai». La bimba però era una gran furbetta e aveva già notato il musetto sporco. Allora gli rispose: «Io mi chiamo Linka e non credo che tu non sappia perché ti fa male la pancia. Hai mangiato tanti frutti dolci e questo è il risultato. Vieni con me, ti aiuterò io. Ti porterò a casa mia e ti preparo una bella camomilla». Birillo seguì Linka nella sua casetta di legno tutta colorata. La bambina fece accomodare il suo nuovo amico sul divano e andò a preparare la camomilla. La fece bere tutta Birillo e gli disse di riposare un po' mentre lei avrebbe sistemato la cucina. Il coccodrillo si sentì subito meglio e si addormentò. Quando si svegliò vide che fuori ormai era quasi buio e decise che era ora di tornare a casa. Andò dalla sua nuova amica e la trovò fuori in giardino che stava raccogliendo dei fiorellini. Si avvicinò e le disse: «Linka, grazie per avermi aiutato. Ora mi sento molto meglio, sarà meglio che vada, la mia mamma sarà molto preoccupata». La bambina rispose: «Certo Birillo, vai, mi raccomando non mangiare più tanti dolci e passa a trovarmi quando vuoi». I due nuovi amici si salutarono con la promessa di rivedersi presto. Quindi bambini, non fate come Birillo, non mangiate troppi dolci, altrimenti viene male al pancino. Buonanotte!